quest'ultima richiesta del problema si poteva risolvere più facilmente anche senza considerare i singoli elettroni, come abbiamo fatto prima, ma considerando il bunch intero, come se fosse una particella unica formata di tanti elettroni, una particella di carica 6,1 microcoulomb. Rifacciamo quindi lo stesso identico procedimento di prima, andando prima a calcolare l'energia cinetica finale teorica alla fine del processo di accelerazione. Prima l'abbiamo fatto per un elettrone singolo, adesso facciamo la stessa cosa per il bunch intero. Il processo è identico, la lettera B sta a indicare l'intero bunch. Dunque noi così andiamo a calcolare l'energia cinetica finale del bunch teorica, come abbiamo fatto prima, moltiplicando la carica dell'elettrone. Qui moltiplicheremo la carica intera del bunch per la differenza di potenziale complessiva V0 nella quale è immersa questa particella, cioè il bunch. E così avremo l'energia cinetica finale teorica. Poi andremo a confrontare questo valore teorico con il valore sperimentale. Prima l'avevamo fatto per l'elettrone singolo, adesso lo facciamo per il bunch intero, per vedere se il valore sperimentale di energia finale del bunch è uguale al valore finale previsto teoricamente. Facciamo dunque questo calcolo teorico, moltiplicando la carica del bunch trasformata in coulomb per la differenza di potenziale che la accelera, trasformata in volt. I risultati sono questi. Infatti vediamo il calcolo eseguito, la carica del bunch in coulomb per la differenza di potenziale accelerante in volt. E ripetiamo lo stesso calcolo nel caso del potenziale accelerante di 4,5 milioni di volt. Questi valori sono il lavoro che compie il campo elettrico dei due generatori LINAC e Van de Graaff messi insieme, quindi il lavoro complessivo del campo elettrico. E è anche l'energia teorica, l'energia cinetica, che in teoria ha acquistato l'intero bunch. Si tratta di valori importanti, stiamo parlando di Joule, cioè quantità di energia macroscopiche, che producono effetti ben visibili quando urtano su un bersaglio. Comunque questi valori di energia finale teorica li andiamo a confrontare con i due valori di energia finale sperimentali. Questi che sono stati ottenuti sperimentalmente, misurando nell'esperimento il calore prodotto dagli elettroni sul disco metallico B, quando vanno a urtare sul disco. Vediamo quindi che i valori teorici e i valori sperimentali sono in ottimo accordo, e addirittura, come accadeva prima ragionando per elettroni singoli, anche l'intero bunch sembra acquisire nella realtà, nell'esperimento, una energia cinetica finale maggiore di quella che gli può dare l'apparato, come se si creasse dell'energia dal nulla, in questo caso 0,8 Joule dal nulla. E la stessa cosa sembra accadere anche con l'acceleratore al massimo della sua potenza, perché l'energia misurata sperimentalmente al momento dell'urto è superiore a quella fornita dall'apparato sperimentale. Naturalmente non è che è stata violata la conservazione dell'energia e si è prodotta energia dal nulla, ma sicuramente si tratta di imprecisioni nella misura, per esempio, dei potenziali acceleranti o di altre grandezze fisiche che sono state misurate. Quindi sicuramente nei limiti degli errori sperimentali la conservazione dell'energia sarà garantita. Di sicuro l'energia non si è persa, perché l'energia fornita sotto forma di lavoro dagli acceleratori ce la ritroviamo tutta quanta rilasciata sul disco B al momento dell'impatto finale.